Ciao amici, sono il Custo e rieccoci con la nostra serie inglese. Ho visto che nelle decisioni c'era una nota tipo di invocare l'alleanza del 1900, 1212 o qualcosa del genere, 1412. E praticamente il Portogallo è entrato negli alleati, quindi adesso abbiamo anche il Portogallo con noi, siamo troppo forti. Adesso lo chiamano in guerra, no, ci hanno già pensato i francesi, ottimo, adesso abbiamo sia la flotta che l'esercito del Portogallo e gli aerei del Portogallo ad aiutarci e a difenderci anche qua. C'è la flotta del Portogallo a difendere qua, spero, perché mi stavano distruggendo completamente tutti i convogli. Ok, ora ne ho un sacco di più. Ok, buono. Sistemiamo qua l'infrastruttura. Qua il porto non mi serve più. Improved oil processing, grazie. Miglioriamo fuel refining. Qua abbiamo un altro operativo perché è entrato il Portogallo e mettiamo uno a caso. Ok, abbiamo liberato un sacco di convogli. Come siamo messi risorse? Ok, ne abbiamo un sacco che non ci servono. Ah, sì, perché abbiamo fatto le raffinerie sintetiche. E la Germania è andata in guerra con la Russia. Ottimo. Cosa perfetta. Guardate quante truppe si spostano. Ora noi possiamo fare così, così, così. Oh là. Oh là. Oh là. Soy Dora. Buono. Guardate qua quanto verde. Perfetto. Non aspettavo altro. Ok, tutti gli aerei in air superiority. Anche voi, ottimo. E adesso avanziamo avanziamo come Churchill comanda. Qua dobbiamo fare un fronte unico. Improve rubber plant, fatto. Miglioriamo anche l'olio. Perché quello continua a mancarci. Ok, qua. Sistemiamo il fronte, ne facciamo uno solo. Ok. Tutti assegnati a questo fronte. Ordine di attacco. Via. Qua combined arms. Certo, a posto. E via. Possiamo avanzare. Ok, prendiamo Vienna. British Units seize Vienna. Abbiamo il 41%. Allora, vedo che il fronte in alto si è un po' fermato. Facciamo che tutti andate normalmente, non strafate. Qua prendiamo questa piccola pocket. Ok, anche i russi stanno avanzando. Buono. Facciamo che chiedo. Ah, non hanno ancora il controllo dello Stato. Ok. Voi allora date una mano qua. No, non ce la facciamo. Spostiamo gli aerei. Li spostiamo di qua. Voi magari rimanete qua. Ok. Qua abbiamo abbastanza aerei. Sì, spostiamoli di qua. Fermi tutti! Vorrei ricordarvi di lasciare un mi piace, di commentare con qualcosa di simpatico o se volete farmi fare qualcosa e, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Buona visione! E da qua no, non abbiamo altri porti liberi ancora. La Slovacchia è capitolata. Grandissimi. A posto. Ok, qua facciamo pensare alla Russia, questa parte di fronte. Ma questi nella Maginot riescono ad avanzare. Ah no, c'hanno i forti, sì, hanno ragione anche loro. Qua. Dai, non puoi controllare tu quello stato. Devi darlo a me. Spostiamo anche noi gli aerei.
Però dove li spostiamo? 700. Ci, sì, ci stanno lì. Ci stanno. E li mandiamo qua. Ok, ci siamo un po' bloccati. Qua, Kingdom of Norway. Bravissimi italiani. Cioè, Kingdom of Italy, quanto sono bravi? Ok, quali risorse ci mancano? Ci manca qualcosa? No, non ci manca nulla per adesso. Buono. Trasformiamo qualcuno in Space Marines. Space Cavalry. Fatto. Ora intanto voi vi fermate completamente. Anche fermatevi anche voi e anche voi. Perfetto. Soltanto voi in basso potete, siete autorizzati a passare. Ad avanzare. Ad avanzare. Come direbbero i miei amici asiatici. Ad avanzare. Ok, perfetto. Anche la Boemia è andata. Qua in alto facciamo una cosa. Togliamo 1, 2, 3. E facciamo un bel fronte. Voi avete missione, quindi non siete stati riorganizzati. E ora vi faccio un ordine di attacco. Glory. E ho troppi avvisi. Quindi non industria, ma facciamo hard attack. No, organization. E andate. Andate normali. Ok, prima o poi vi fermerete, dico io. Ho solo Space Cavalry, ma stiamo avanzando come non so cosa. Siamo straforti qua. Oh, anche qua abbiamo iniziato ad avanzare bene. Buono. Si saranno stancate le truppe. Ah, ma qua mi stanno attaccando i tedeschi. Qua in basso. Aha. Ma gli italiani, invece di liberare la Norvegia, perché non possono venire ad aiutarmi? Siamo circondati a Hannover? Sembrerebbe di sì. Ah, ci stanno attaccando loro, ci stanno pinnando. Pinnacoli pendenti. Ok, no, fermi. Tu vai molto cauto. Qua ci stanno riconquistando. Servono i russi, devono avanzare di più i russi. Devono fare tanto danno i russi. Qua mi dai un po' di territorio? Queste Rams? Che stronzo. Cioè, ti ho difeso, ti ho fatto avanzare e non mi vuoi dare nemmeno il territorio. Support equipment ci manca. Ci serve un po' più di support equipment. Qua passiamo in full difesa. Qua? Ah, no, hanno fatto l'invasione. Niente, qua siamo in assetto totalmente difensivo perché ci stanno riconquistando. Non ho niente da fare. Fortify East Asia. Develop the Raj. Intanto fermiamo le nostre barche, così risparmiamo un po' di benzina. O non osate essere circondati. Miglioriamo l'artiglieria.
Abbiamo circondato questi. Prendiamone. Traiamone profitto. E eliminiamoli. Buono. Così abbiamo liberato delle truppe. Non mi sono neanche accorto che siamo alle porte di Amburgo. No, 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 no. Non avete capito niente. Io non invito Budapest. Però mi sa che entreranno da soli. Cioè, non invito i croati con noi, però mi sa proprio che entreranno da soli. Nell'asse. Non li invito anche perché, se no, vengono presi subito dai tedeschi e dagli italiani, perché qua ne hanno un sacco di truppe. E facciamo un assetto difensivo. Tu ti ritiri. Tu ti ritiri. Tu anche ti ritiri. E anche tu. E anche tu. Dai, veloce a ritirarvi e mettiamo assetto difensivo. Dai. Ok. Abbiamo preso Hannover. Non mi sono neanche accorto. Posso invitare qualcuno? Sì, non ti voglio invitare. Abbiamo punti. Assault Breakthrough. Ah, ne abbiamo altri. Ok, così abbiamo completato anche la dottrina. Muovetevi, a deployarvi. Ok. Ma quante truppe qua? Abbiamo però la superiorità aerea. Spostiamo gli aerei, mandiamoli qua. Poi li mandiamo qua. Un po' li mandiamo qua. E questi qua li mandiamo qua in alto, perché qua non ci serve perlomeno adesso la superiorità aerea. Ci serve qua fuel refining. Grazie. La gomma non ci serve. Streamer production no. Facciamo l'active sonar. Ok, rimandiamo tutti gli aerei qua, così li unifichiamo per bene. Ok. Ora, questi cosa sono? Non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. Facciamo 8, no, 4, li mandiamo qua. No, 600 li mandiamo qua. Poi ne mandiamo un paio qua. Un altro po' di qua. Buono. 300. Mandiamoli di qua. Ok. Ok, così abbiamo più o meno la superiorità anche qua. Perché non vuoi darmi i territori? Belgio, ti prego.
dammi dei territori. Ma dai! Che percentuale ho? 40%. Ok. Ah, ok, no, pensavo di aver fatto danno, però no, non ho fatto troppi danni. Togliamo anche qua. Ok. E voi difendete. Allora, abbiamo la superiorità. Fighter. Life Bomber. Distruggete anche gli aeroplani e la benzina. In alcuni punti ogni tanto riusciamo ad avanzare, in altri assolutamente no. Development in Australia. Unifichiamo l'intera flotta. E ora la dividiamo. Ok. No, ma dove sono tutte le altre truppe? Tutte le altre flotte? Non ha senso. Mettetevi in un unico porto. Amici, siamo agli sgoccioli. Ho visto che i sovietici sono sbarcati vicino a Berlino. Hanno praticamente tutta la costa fino a quasi Berlino. Ah. Carino. La Finlandia ci dà le risorse di Petsamo. Che è questa. Che in teoria è controllata dai russi, però va bene. Va bene. Tra poco la Germania dovrebbe capitolare, in teoria. In teoria. Iniziamo la ricerca nucleare, anche se non penso mi serva a nulla. Abbiamo il controllo aereo. Sì, abbiamo ancora il controllo aereo. Quasi dappertutto, tranne in Italia e nel sud della Germania. Però stiamo avanzando praticamente solo nel nord, quindi... Non è troppo un problema. Quanto manca la Germania per capitolare? 74 su 15. Noi abbiamo ancora il 40%, che è tanta roba. L'Unione Sovietica al 14%. Buono. Abbiamo perso un sacco di manpower. Un sacco di manpower. Però abbiamo fatto un sacco anche di danni. Intanto l'Ungheria non è ancora entrata in guerra, però anche se entra sarebbe subito attaccata dall'Unione Sovietica, quindi facciamo una cosa bella e carina. Voi rimettetevi sul confine. Ok. E ripartiamo anche noi, così magari finiamo più in fretta. Ma sì, andate tutti normali. È finito il tempo per questo episodio, però deployiamo un attimo le nostre truppe. E avanziamo normalmente. Voi? Perché non andate? Andate da Salzburg, a Monaco, poi a Regensburg, poi di qua. Magari tu vai ad Augsburg, poi a Ulm, poi a Stuttgart. Che hanno lasciato il fronte libero. Totalmente libero proprio. Poi a Norimberga. Cioè guarda, totalmente libero qua. Active Sonar. Facciamo anche Depth Charge. Mannheim. Mainz. Ah, mi stanno circondando. Mi stanno circondando. Tu vai a liberare il tuo compagno. Ma tipo vai subito. Vai di qua. Forza. Perché non vuoi andare?
Landroot, ma cosa stai dicendo? Oh, il Kingdom of Greece si rivolta. Penso, non lo so. Ok, liberato. Almeno non abbiamo perso la truppa. Alright. Prendiamo Linz. Yalta Conference. Sì, cooperiamo. Andiamo a Yalta. Ok. Allora, io intanto prendo un attimo di divisioni qua, cioè di divisioni di città qua in Germania, e noi ci vediamo alla prossima.